Ciao a tutti cugi e benvenuti al vostro Dreaming Club 1 su un nuovo video di Ransom Eleven. Oggi ci sarà la partita contro la Otaku Junior High. Sono preoccupato per la salute dei miei compagni, ma un vero capitano si riconosce proprio in questi casi. Sì, Mark, andiamo a rompere un po' di uova nel paniere agli avversari. Vedremo se ce la faremo. Cioè, sì, insomma, è chiaro. Impugna lo stilo, così, senza perdere tempo. Otaku Junior High. No. Qualcosa non mi quadra. Ma quello non è proprietario del Med Caffè? Mi hai scoperto. Allora è mal di pancia. È una trappola organizzata dall'Otaku? Pim pam, risposta esatta. Ci siete cascati in pieno e in più ho potuto anche riaprire il locale. Ho preso due piccioni con una fava e tutto grazie a voi. Vi denunceremo. Credo proprio di no. In questo stadio ci siamo solo noi, quindi nessuno può testimoniare che siamo stati né a farvi mangiare del cibo variato. Che vuol dire che ormai la vittoria è nostra? Finalmente il male è stato sconfitto. Anche se non ho ancora ben capito chi ci rappresenta il male e chi bene. Bella questa, Idol. Siete solo dei codardi, non ve la daremo vinta. Che schema usano loro? 5-2-3. Sapete, non è male. Potrei adottarlo anch'io questo schema. Non è affatto male, 3 in attacco è buono. Anche se 5 in difesa. Perché non mi piace l'idea di due soli in centrocampo. Sarebbe bello un 3-3-3-1. Quello sarebbe bello. Siamo con questo davanti, già davanti alla porta siamo. E questo è un gol assicurato. Non so se andare col tornado o col doppio fuoco. Vado col tornado, non voglio sprecare punti. Ah, però lui è montagna, io sono fuoco. Accidenti, potrebbe pararmela. Ah no, invece no. Non me la para. Meglio così. Perché ho visto un montagno e ho detto ecco come me la para con una... Se faceva la tecnica speciale la parava. Al 90% la parava, visto che è montagna. Tranquilli ragazzi, stiamo tranquilli. Ecco, non stiamo più tranquilli ora. Sì, questa è la tecnica usata dai nemici di Kamen Rider. Oh, Jack. Vai Jack, bloccalo. Muro di roccia. No, ma dai. Ma che fallo? Ma per favore. Che mi tocca vedere. Cioè sì, nella vita reale magari sì. Ma non in un gioco, dai. Non esiste. Kevin è tua. Facciamo un bel Dragon Tornado. Dragon Tornado. E il 2-0. Goal! Attacchiamo senza tregua. Beh, ok Mark, però possiamo anche giocarla un pochino più calma la partita. Non è proprio il caso a quanto pare. È un po' difficile a dire il vero. Tu stai a livello, tu c'hai tutti quanti i parametri all'1 e i tuoi avversari ce l'hanno abbastanza più alti. È questo che penalizza molto comunque sia. E poi Kevin fa il Dragon Tornado e tu non lo pari, quello è un altro conto. Eccolo qua il mio furore.
Axel, al volo! Oh, trampolino in Azuma! E vai, primo tempo termina con un 3-0, baby! È stato più facile del previsto. No, che shock, oh mio Dio! Facciamo riposare Kevin. Chi è che ha il tiro? Timmy, mi sembra. Vediamo un po'. Colpo del Kung Fu, sì, bene. Kevin ha ancora 32 punti di tiro, allora tecnica voglio dire. Allora per il secondo tempo facciamo fare gol ancora a Kevin e uno a Timmy. Ok. E giochiamo e andiamo. Pam 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 pam. Iniziamo subito con trasformazione di Sam. Che ruba palla all'avversario online dell'Otaku. Passa la palla a Timmy che subito la manda a Kevin che la rispedisce in alto a Timmy. Timmy non ce la fa ad arrivare perché è basso, è un tappo, è un nano. Rincorre il pallone inutilmente perché se c'è... Mannaggia, sta per finire anche il mio furore allora. Presto Sam, ruba la palla. Vai. No, calcio stortente. Fallo, fallo arbitro, guardalo Mi dà un calcio sul petto. Però l'arbitro dice, no, era sulla palla e quindi non vale. Mannaggia la Peppa. Vai con te col fulmineo. Potrei ancora farcela, potrei ancora farcela. Timmy, è tutta tua. Non è tutta tua. Ah, però. Vortice implacabile. Ehi! Che mi combini? Che mi combinate, giocatori? Dove siete? Venite qui. Dai, non mi deve... Non è buono, non è buono, non è buono. Mano di luce. Ah, un tiro normale, ok. E la para! Ma il muro di roccia... No, non ce l'ha fatta. Vai! Nathan! Ma dai, Nathan, che combini! Ah. Va bene, ancora una volta mano di luce. Devo per forza fare mano di luce perché... Non so quando possono fare un tiro speciale. Allora, tu qua... No! No! Ma no! Ah, Timmy, sei troppo avanti, stai. Vieni più qua giù, Timmy. Dai retta, Andrea, dai retta a me. No, sempre troppo giù. Facciamo così, allora. Tu adesso, Timmy, puoi avanzare. Mannaggia! Oh! Max con grande illusione, non me l'ero accorto. L'ho fatto senza pensarci, l'ho fatto. Non ho idea di quello che stia succedendo. Ma davvero così tanto penalizzato sono? Abbiamo vinto! I ragazzi sono stremati, ci credo. Che c'è, Celia? Eccomi, arrivo. Andiamo un po', Axel, te col fulmineo, ok. Ce la siamo vista brutta. Ma avete raggiunto la finale regionale, siete stati grandi. Oh, adesso che sono più tranquillo mi è tornata la fame.
È un'idea, perché non andiamo tutti a casa mia a mangiare? Mia madre ha detto che se oggi avessimo vinto avrebbe cucinato per tutti. Ma non siamo troppi? Non ti preoccupare, andiamo, dai! Ah, va bene. Finalmente a casa. Ah, l'aria è vasta, sì. Ci sarà sicuramente qualche oggetto da prendere. Vediamo un po'. Oh, un training point. Il controllo. Interessante. Oh, 125 punti passione. Ottimo, ottimo. Ok, entriamo a casa. Non ci sono altri oggetti, ho visto. Magari al lato della strada, forse, ma... Andiamo avanti, dai. Ciao, mamma! Bentornato, Mark. Ah, vedo che hai portato i tuoi amici. Piacere. Mamma, possono fermarsi a mangiare qui? Certamente, entrate e mettetevi comodi. Ciao Mark, a giudicare dalle vostre facce la partita di oggi è andata bene, vero? Anche lei è appassionato di calcio? No, no, a me il calcio non interessa molto. E a dire il vero speravo che fosse così anche per Mark. Mangiate senza fare complimenti. Grazie, buon appetito a tutti. Jack, ma che modi sono? È bello vedere i ragazzi in salute. Era tanto che non mangiavo un bel piatto fatto in casa. Mangia per tutto quello che vuoi, non fare complimenti. Sì. I tuoi sono davvero gentili. Però non ti assomigliano molto. Me li aspettavo molto più... appassionati, diciamo. Già, credo di assomigliare di più al nonno. Anche lui da giovane giocava come portiere ed era eccezionale. Proprio come te? Da piccolo giocavo sempre con i guanti che mi ha lasciato. Un giorno un vaso è caduto da uno scaffale. Mi sono tuffato e l'ho afferrato con i miei guanti. Fu allora che i miei genitori capivano che in me scorreva il sangue di mio nonno. Non mi stupisce. Ora che ci penso, i guanti di mio nonno dovrebbero ancora essere da queste parti. Ma dove saranno finiti? Avrei giurato che fossero qui. Mamma, dove sono i guanti del nonno? Non li ho visti, li avrei lasciati da qualche parte in fondo all'armadio. Non credo proprio. Ah, ora che ci penso, ieri un signore in centro mi ha parlato dell'Inazuma Eleven e anche il direttore della scuola ce ne ha parlato. Il nonno era l'allenatore di quella squadra leggendaria, vero? Mark, ma... Non devi più pronunciare quel nome, capito? Mai più! Che ti prende all'improvviso? Vai a mangiare con i tuoi amici, non farli aspettare. Va bene. Papà, in qualche modo Mark è venuto a sapere dell'Inazuma Eleven. Ti prego, papà, proteggilo. Promettimi che proteggerai il mio bambino. Ah, ieri ho mangiato troppo, sono pieno come un cannolo. Ah, la prossima partita è la finale, da oggi ricominciano gli allenamenti. Oh, ehi, voi, cos'è questa storia? Nelly mostra il giornale Calcio Oggi a Mark. Cos'è successo? Oh! Cosa? Ma che accidenti! Sonora sconfitta per la Raimond, l'Otaku la travolge per 10-0. Ma cos'è questa roba? Stiamo scherzando? Siamo noi che abbiamo battuto l'Otaku. Lo so bene anch'io, ma la gente crede tutto quello che esce sui giornali, quindi è come se la notizia fosse vera. Cosa possiamo fare? Mark, il proprietario del Med Cafè era anche l'allenatore dell'Otaku, vero? Ci deve essere qualcosa sotto, sono sicura che è opera sua. Non ha intenzione di farmi prendere in giro in questo modo. Andiamo a Med Cafè e indaghiamo. Sì, ora scopriamo tutto quanto l'imbroglio che c'è sotto. E come hanno vinto anche le altre partite, ovviamente. Oh! Ah! Tu sei la cameriera del Med Cafè. Oggi ho letto il giornale e non riesco a darmi pace. Ah, non crederle, Mark. Vuole solo prenderci in giro. Aspettate, fatela parlare. A quanto pare ha qualcosa da dirci. Sì, ascoltatemi per favore. Quelle persone, i giocatori dell'Otaku, sono dei delinquenti. Si introducono nei computer in cui sono memorizzati tutti i dati del torneo e poi cambiano i risultati a loro favore. Si può fare una cosa del genere? In quella squadra c'è più di una persona che si intende di computer. Non deve essere difficile per loro. Ma è una truffa!
Proprio così. Ora si spiega come una squadra così debole sia potuta arrivare in semifinale. Ma non gliela faremo passare liscia. Non è la prima volta e non sarà l'ultima. Ecco spiegate la loro vittoria contro l'Occult. Ormai per loro non si può più fare niente, ciò che è successo è imperdonabile. Ma non posso più permettere che vadano avanti così. Mark, prendi questa. Chiave, sala, PC, oh yeah. Dietro a Medicaffè, ovviamente. In fondo a Medicaffè c'è la sala computer, il loro cavo segreto. Nei computer saranno sicuramente rimaste le prove degli imbrogli che hanno commesso. Con questa chiave puoi entrare nella sala computer. Raccogli le prove dell'imbroglio. Interrompi questa catena di misfatti. Dobbiamo trovare qualcuno esperto di computer e correre a Medicaffè. Ma possiamo farlo? Cosa? Ma non eri tu quello che voleva andare a Medicaffè? Adesso cosa ti prende? Datti da fare invece di perdere tempo, Mark. E vi aspetterò alla sala del club. Sbrigatevi, forza. Va bene, non ti arrabbiare. Ma dove lo troviamo qualcuno che se ne intenda di computer? Ora che ci penso, c'è una persona che potrebbe fare a caso nostro. Willy! Me lo ricordo perché non faceva che vantarsene con tutti. Un vero strazio. Ehi, ehi, se volete saperne di più, perché non state buoni e mi ascoltate? Eccolo qui. Finalmente è il momento di entrare in scena. Sì, ma non farla lunga, non abbiamo tempo per stare a sentire i tuoi monologhi. Come ti permetti? Stai parlando con il più grande genio dei computer? Davvero? Allora ci puoi essere d'aiuto. Ti prego, Willy, vieni con noi nella sala computer. Non mi va, io ho un sacco di cose da fare, mica come voi. All'inizio pensavo di aiutarvi, ma visto che mi trattate così, vi saluto. Ti prego, grande genio William, ti scongiuro, ti imploro. Ascolteremo tutto quello che ci dirai. Ti prego, aiutaci. Anche io ti scongiuro. Nelly. Nelly, tu che chiedi un favore a me? A questo punto non posso rifiutare, vi aiuterò. Evviva! Allora cominciamo? Ora potete ammirare un vero genio in azione. Va bene, William. Ma stai calmino. Andiamo a questo benedetto Medicaffè, per favore. Però Willy impara una tecnica combinata con il Dragon Crash. E nell'anime è quella che fa vincere la Raimon. Entriamo. Dovrebbe essere qua dietro, se non ricordo male. Sì. Sbrighiamoci prima che qualcuno ci veda. Non mettermi fretta, un genio ha bisogno di tempo per dare il meglio di sé. Come pensavo. Erano questi i lati che volevi? Sì, più o meno. Fantastico! Ora abbiamo le prove di tutti gli imbrogli commessi dall'otaku. E non solo, ho trovato un sacco di altre cose interessanti. Cos'è quella foto? Una bambola? In costume? Credo che avessero intenzione di vincere il torneo per i premi in palio, un viaggio in America. Evidentemente volevano recarsi lì per acquistare questo raro modellino. Ah ah ah, che sciocchezza. Ehi, come ti permetti di parlare in quel modo? Voi, come avete potuto denunciare alla polizia il nostro allenatore? Polizia? Che stai dicendo? Non fare finto tonto. E oltretutto state anche deridendo i nostri nobili scopi. Ridateci immediatamente quei dati e supplicate perdono in ginocchio. Zh, non lo faremo mai e poi mai. Ma qui dentro? Ok. Facciamolo qui dentro allora. Sono tentato di fare un doppio fulmine, ma le risparmio e faccio il trampolino. Senza perdere troppo tempo, dai. E vabbè. Questo le mosse speciali non sa neanche dove stanno di casa. Visto? Dei codardi come voi non possono batterci. Ehi, calma, facciamo uno scambio. Uno scambio? Ho sentito dire che siete delle schiappe, non è così? Noi potremmo darvi una mano a vincere con facilità, non so se mi spiego. Ma voi che giocate a fare a calcio? Eh? Nel calcio non è importante la bravura, ma la passione che ci spinge a giocare. Una squadra che non capisce questo non ci può battere. A noi non interessa vincere sporco come fate voi. Mamma mia, come non detto. Ma così siamo noi cattivi, no? Ormai ci resta solo la nostra arma segreta, ritirata! Corriamo subito da Nelly e consegniamo i dati. Ok, Mark. Eccoci al club. Oh, Nelly.
Oh, finalmente avete ottenuto delle prove, eh? Nel giro di pochissimo tempo, questa storia sarà su tutti i giornali. Grazie, Nelly. Non lo faccio mica per te. Lo faccio solo perché una sconfitta del genere sarebbe un disonore per la scuola. Bene, allora intanto torniamo a casa anche noi. A quanto pare avete risolto il problema. Con la prova dell'imbroglio in mano, la polizia non potrà fare finta di niente. Mi ricordo di lei, quel giorno, sul fiume. Ehi, è stato lei a denunciare Manny Arty, che è proprietario del Medicaffè? Sai una cosa, mio giovane amico? Al mondo esistono tante persone come quelli dell'Otaku. Persone che ricorrono ad ogni sporco trucco pur di raggiungere i propri scopi. E anche lui, per lo stesso motivo. Lui? Di chi stai parlando? Oh, lascia stare. L'importante è che rimaniate sempre allerta. In bocca al lupo per la prossima partita. Mi auguro di rivedervi al torneo nazionale. Ci vediamo. Aspetti! Ehi, Mark, torniamo insieme? Che cos'hai? Chi cavolo è quel tipo? Presto lo scopriremo, Mark. Presto lo scopriremo. Silvia, alla fine hai cambiato il numero di cellulare? Bobby, perché mi hai chiamata all'improvviso? Che c'è? Pensavo fosse qualcuno che voleva farmi uno scherzo. Uno scherzo? Ma no, perché aver dovuto? Meno male, sei proprio tu allora. Eh? Vedi, Bobby, la prima volta che ti ho visto qui alla Raimon, mi hai fatto un po' paura. Mi spiace, non volevo. Non ti preoccupare, quando ti ho visto sono rimasta davvero di stucco. Avevo sentito che non giocavi più a calcio, però sono davvero contenta che abbiamo avuto la possibilità di incontrarci di nuovo. Allora, ti sei abituato alla nuova scuola? Qui sono tutti molto gentili, non credi anche tu? Oh, sì, direi di sì. Anche Mark, il capitano, mi pare un bravo ragazzo. Sì, certo, è così pieno di entusiasmo. Pensa sempre ai suoi compagni di squadra e si allena sodo. Il calcio è davvero la sua passione. Ogni volta che lo guardo mi sento pieno di energie. Sì, hai ragione. Ma sai, forse farebbe meglio non fidarsi così tanto della gente. Silvia, in realtà io sono venuto alla Raimon per... Eh? No, non è niente. Piuttosto, il professor Wintersea ti cercava. Forse vuole parlare della prossima partita? Davvero? Grazie di avermi avvertita. Di niente. Allora io vado. Gli assomiglia. Eh? Sono uguali. Vanno dritti per la loro strada senza arrendersi mai, a costo di sbatterci la faccia. Silvia, dimmi la verità. Mark ti... Mark non è come Eric. Mi spiace. Silvia! Sì. Tutto chiaro, comandante. Non sono la brava persona che crede Silvia. Eric, io... Cosa devo fare? Eric. Chi sarà questo fantomatico Eric? Per ora non lo scopriremo. Purtroppo Eric è un giocatore reclutabile verso la fine del Football Frontier. E lo recluto assolutamente perché è un giocatore davvero formidabile. Ad ogni modo, anche questo episodio di Nazum Eleven finisce qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e spero che vi sia piaciuto. Descrizione come sempre, link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!